Sono molte le persone e le famiglie che hanno aderito alla biciclettata organizzata dal Parco Agricolo Sud Milano per inaugurare il nuovo percorso ad anello Terre d'Acqua e Cascine. Una pedalata di 28 chilometri all'interno del parco che ha attraversato i comuni di Gaggiano, Zibido, San Giacomo e Noviglio, una passeggiata tra storia, campagna e buon cibo, alla scoperta dell'agricoltura locale, dalle marcite alle storiche cascine, dai borghi isolati alle risaie. Oggi, in una splendida giornata di primavera, inauguriamo il LET 4, che è uno dei percorsi che interessa il Parco Sud e tutte le sue bellezze, ed è l'inizio di nuove occasioni per fare in modo di legare profondamente questo evento internazionale che è Expo al territorio del Parco Sud, che è un territorio agricolo ricco di eccellenze sul piano anche alimentare, e quindi la connessione col tema centrale di Expo è fortissima. E noi non perderemo l'occasione di fare in modo che il parco sia al centro anche di Expo. Città metropolitana di Milano firma anche una nuova convenzione per il rilancio dei punti parco. Ecco, che cosa cambia? Come saranno? Beh, cambia la percezione che vogliamo dare. Sono 24 i punti parco del Parco Sud e sono come le porte del parco, i punti di accoglienza. Vogliamo che siano al centro del punto di informazione, siano un punto di riferimento percepiti non solo all'interno del parco, ma con un rilancio più di ampio respiro per i 6 mesi che ci accompagnano dentro Expo e quindi punto di riferimento per le persone e per tutte le iniziative. Parte da Gaggiano la biciclettata un po' anche di valorizzazione del Parco Sud. Ecco, cosa può fare Città Metropolitana di Milano? Beh, innanzitutto arrivare a determinare una zona omogenea che comprenda tutto Gaggiano, l'Abbiatense e il Magentino, perché questa mi pare come caratteristica ambientale, quella agricola, che rappresenta un po' il nostro territorio. Mi pare che questa peculiarità vada assolutamente salvaguardata in ambito di Città Metropolitana. Credo, spero che il presidente nuovo del parco e Città Metropolitana ci diano una mano a fare regia, cioè, a mettere insieme i progetti. Di progetti ce ne sono tanti, ma tutti hanno bisogno di trovare delle sinergie, perché se no una pista di qui, una pista di là, una pista dall'altra parte senza collegamento non ha senso. Quello che abbiamo bisogno di Città Metropolitana è che ci metta insieme, che ci aiuti a costruire insieme questa regia. Alla biciclettata hanno partecipato molti appassionati delle due ruote, frequentatori abituali del Parco Agricolo Sud Milano. Il Parco Sud rappresenta una grande scelta urbanistica metropolitana, perché Milano è una delle poche metropoli del mondo in cui l'agricoltura arriva a 2,5 km da Piazza del Duomo. E tutte le volte che visitatori stranieri vengono a trovarci, noi li portiamo a visitare il Parco Sud, rimangono allibiti da questo rapporto molto intenso che c'è fra la città e l'agricoltura. Sono un frequentatore assiduo, perché queste iniziative, queste piste ciclabili, queste possibilità di muoversi all'interno del parco, trovo cose molto interessanti, e spero che la gente sempre di più utilizzi la mobilità ciclabile in modo sostenibile, perché abbiamo bisogno di utilizzare bene il nostro territorio, il paesaggio, sempre meno con automobili, cioè sempre più con la bicicletta. Una volta alla settimana ci troviamo e facciamo delle camminate tutte insieme, intorno ai 9-10 km, andare e tornare. È un modo comunque per stare insieme, per socializzare. Utilizziamo comunque le ciclabili, le strutture del Parco Sud. Abbiamo anche dei volontari che lo tengono pulito, quindi a turno puliscono le ciclabili, passano a raccogliere se ci sono rifiuti e tutto qua. Piacerebbero altre iniziative tipo quella di oggi, che sono divertenti, belle, aggregano.